Parliamo ora dei disturbi specifici dell'apprendimento, i cosiddetti DSA, e lo facciamo con Paolo Feroldi, che è il nostro ospite, che è il presidente di AIDE, Associazione Italiana Dislessia, sezione di Cremona. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Questi disturbi sono a livello nazionale in crescita. Questi dati di aumento possono essere riscontrabili anche nella provincia di Cremona, e soprattutto di cosa stiamo parlando? Quali sono i DSA? Allora, sicuramente a livello nazionale c'è un aumento dei casi individuati e definiti come DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, che riguardano praticamente bambini, ragazzi, ma anche adulti con difficoltà appunto di lettura, di calcolo, vari disturbi, ecco. E c'è un incremento dovuto al fatto principalmente a una maggiore consapevolezza di questa difficoltà, e quindi sono sviluppate a maggior per queste ragioni dei controlli, delle verifiche, gli insegnanti sono più preparati, sono più attenti rispetto a quello che poteva essere una volta. Sono molto più attenti anche i genitori, e quindi c'è una giusta collaborazione fra istituti scolastici ai vari livelli e gli istituti scolastici territoriali, provveditorato intanto per capirci, e i ragazzi. Quindi sicuramente queste sono le ragioni che portano a motivare l'incremento della percentuale di DSA a livello nazionale, e che siamo attorno al 6%, 7%, e a livello locale. Appunto, la vostra associazione che ruolo ha, diciamo, per supportare i ragazzi, ma anche gli adulti, come lei ha detto, certo, che appunto hanno questi disturbi, ma anche i familiari? Certo, allora, sicuramente il ruolo principale, sono diversi i ruoli che fanno capo alla nostra associazione, sia per seguire innanzitutto ragazzi e famiglie che si trovano sicuramente spaesati rispetto a questa difficoltà, quindi si trovano a dover gestire una cosa loro sconosciuta. Quindi noi interveniamo, una volta interpellati ovviamente, diamo il nostro supporto sia tecnico che logistico, in quanto svolgiamo anche un ruolo di laboratori, e non a caso ho usato il termine laboratori non dopo scuola, per le ragioni che eventualmente dopo dirò, ecco. Esattamente, perché questo è un periodo davvero un po' complicato, ci sono tante limitazioni appunto per la pandemia, e voi state continuando ad operare? Perché sappiamo che tanti ragazzi sono a casa da scuola perché le scuole sono chiuse, però per quanto riguarda i bimbi che soffrono di questo disturbo, le scuole invece possono essere aperte. Assolutamente, nel DPCM è proprio specificato che ragazzi con difficoltà di apprendimento, BES anche, assolutamente hanno la possibilità di frequentare le scuole. Ovviamente possibilità, perché dopo sta a discrezione delle famiglie. Noi operiamo, non abbiamo mai smesso in quel periodo qua, ovviamente nella fase di lockdown iniziale no, era tutto assolutamente chiuso. Adesso stiamo gestendo, quindi stiamo continuando a seguire questi ragazzi di ogni ordine e grado, dalle elementari anche a livello universitario, con tutte le accortezze del caso. Quindi sicuramente abbiamo una sede che sta lavorando a pieno ritmo, non con la potenzialità che potremmo avere, ma perché proprio per le indicazioni che ci sono nel DPCM dobbiamo regolamentarci sia con l'afflusso dei ragazzi e gestione dei tutor, e quindi, però ecco, stiamo continuando. Il dettaglio che ho accennato prima, differenza fra laboratori che abbiamo noi e dopo scuola,
è che nella mission comunque di AIDE non è solamente quella di far svolgere i compiti, ma è quello col tempo di rendere indipendenti i ragazzi, quindi insegnare loro, utilizzando i compiti che vengono assegnati, le strategie per affrontare al meglio questi tipi di difficoltà. Con dei programmi particolari, tutti i nostri tutor sono formati direttamente dall'Associazione Italiana di Dislessia a livello nazionale e quindi sono assolutamente tutti laureati, sono assolutamente preparati a gestire situazioni di questo tipo. E adesso abbiamo dato c'è un rapporto di collaborazione con la cooperativa Altana, che appunto gestisce il laboratorio. Quindi ovviamente il messaggio che vogliamo lanciare è proprio quello che se dei genitori oppure degli insegnanti riscontrino dei problemi, dei disturbi dell'apprendimento, ovviamente ci sono le realtà alle quali rivolgersi, voi siete una di quelli perché un aiuto può veramente dare una mano anche in questi casi, anche perché assolutamente chi soffre di questi disturbi non deve assolutamente vergognarsi, perché si può davvero migliorare grazie al vostro aiuto? Assolutamente sì, ci sono ragazzi che venivano da noi, ma non solo da noi ovviamente, che si sono laureati, quindi non è solamente una prendere coscienza di queste difficoltà e affrontarle nel miglior modo possibile. Un altro ruolo comunque che è importante, che abbiamo noi come associazione, è che gestiamo e organizziamo a livello nazionale, regionale e anche territoriale corsi di formazione che sono indirizzati a genitori, a tecnici, a insegnanti, a logopedisti, utilizzando sempre i massimi livelli di professionalità per rispondere il più possibile alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi. Benissimo, io la ringrazio davvero, magari torneremo ad affrontare questo argomento, torneremo a parlare della vostra associazione. Intanto grazie ancora a Paolo Feroldi, ricordo presidente dell'Associazione Italiana Dislessia, sezione di Cremona. Grazie ancora. Grazie ancora, grazie a voi.